Consiglio regionale qui nello stand della Regione Puglia, al Salone del Libro di Torino, e posso dire che è un orgoglio, uno degli stand più belli organizzati dal Dipartimento al Turismo e alla Cultura della Regione, complimenti per il libro, e presentiamo qui il libro dedicato a Torino Puglia dal titolo Le parole di Torino Puglia con una politica di perché il Consiglio regionale la politica che ci propone, la politica di ruolo che ci propone tutto, è una politica attenta a ciascuno, alla persona, al particolare. E la politica in questo momento deve fare proprio una fase di riflessione su questo e prendere spunto da quello che tutto ci ha lasciato, ci ha tramandato. Politica, politico è quello di cui si parla in questo momento. Questo libro è l'esito di un lavoro che ha interessato uomini e donne che fanno politica e che riflettono sulla politica, tenendo presente come le parole di Don Tonino e soprattutto la sua testimonianza sono particolarmente pertinenti nel contesto socioculturale in cui noi ci troviamo a vivere. Don Tonino è un credente. Antonino è un vescovo della Chiesa e in quanto credente vescovo ha voluto rivolgere le parole del Vangelo a uomini e donne di buona volontà, capaci di ascolto. Questa non è ingerenza della Chiesa nella società civile, ma è invece quella sana laicità di cui la Chiesa si fa portatrice, perché le sue parole parlano di Vangelo e pertanto le sue parole sono la buona novella di Dio agli uomini e alle donne di ogni tempo e del nostro tempo. E allora Don Tonino con le sue parole, con la sua testimonianza, ha voluto parlare della dignità della persona umana. Le sue parole sono espressione di denuncia, ma anche di annunzio, annunzio che significa affermare come il bene comune si fondi sulla dignità della persona. Questo significa che Don Tonino ha parlato di politica e ha parlato ai politici, indicando a loro una via. Perché mentre i politici sono i costruttori della città, Don Tonino, il vescovo Don Tonino, è un profeta che indica la via. Indica la via tracciata dal Vangelo, ma tracciata anche dalla filosofia, delle scienze umane, perché è possibile un lavoro di concerto, lavorare insieme per la promozione delle persone e della nostra città. E allora Don Tonino ci parla anche di speranza, che non è evanescenza, ma significa concretezza, la possibilità di quello che Don Tonino definiva la transumanza, cioè la capacità di andare oltre, per cui il politico è capace di misericordia come il samaritano, cioè è capace di guardare i problemi, di cercare di risolverli, ma soprattutto di pensare al futuro, perché abbiamo una responsabilità verso le future generazioni. Si parla di una solidarietà presente, ma anche di una solidarietà futura, per cui ecco, il politico è un pastore che veglia nella notte, capace di condurre le proprie pecore con uno stile di sobrietà, di giustizia e di pietà. Sono queste le parole di Don Tonino che è possibile scorgere in questo libro. È un piccolo strumento in occasione del 30° anniversario della morte di questo venerabile vescovo, che è un patrimonio di tutti, cattolici e laici. In lui possiamo veramente trovare quello che lui stesso diceva, un segno di quella che è la nostra realtà, vuole essere la nostra realtà, cioè una convivialità delle differenze.